Yu-Gi-Oh! Tutti duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi, grazie a Konami, siamo qui con l'apertura in anteprima del nuovo prodotto, Battaglie della Leggenda, capitolo 1. Sia ovviamente con un'intera collezione, che ovviamente con la collezione speciale rossa. Detto questo, io non perderei altro tempo e andrei subito con l'apertura. Questo prodotto, come tanti altri della sua categoria, è strutturato all'interno con, ovviamente, i pacchetti. In più abbiamo anche, da come potete vedere, uno dei quattro dadi che vediamo anche sulla scatola. In più ci sarà anche una carta promo che ovviamente andremo a scoprire insieme. Detto questo, adesso andiamocelo ad aprire che, ragazzi, oramai penso di avervi detto tutto. Ah, ovviamente prima che mi dimentichi, questo prodotto sarà disponibile per tutti voi dal 22 febbraio in tutti gli OTS Store. Detto questo, beh, adesso spacchettiamo veramente. Bellissima, bellissima. Come prima promo abbiamo Glorioso Soldato Nero, Soldato del Caos, rara segreta, veramente incredibile, mamma mia. In più abbiamo trovato il dado del Cyber Drago, molto molto carino, guardate. Qualcuno curioso, andiamo a spacchettare con il primo. Allora, vediamo se c'è qualche trick particolare, ma adesso non sembra. Abbiamo Kagen, il ninja del crepuscolo. Poi Demone della Vanità, questo è carino. Poi abbiamo Raggio Minimo Eroe Vision, Fossile Vivente, Terreno dall'altra dimensione, altra reprint molto interessante. Poi Spara Elastici, Moneta Lunare, Dino Wrestler Pancratopo, anche questa ottima considerando che è stata rimessa a 3. Poi, prima Ultra, Saggio con gli occhi blu, carina. Poi abbiamo Radian, il Kaiju multidimensionale, carina questa rarità che hanno fatto. È super rara, praticamente, con la scritta della rara, bellissima, grande idea, hanno preso praticamente la roba più bella della rara e l'hanno messa in una super rara, top, molto meglio di una classica ultra. Poi abbiamo numero 77, i Cavalieri Fantasma, torniamo con le rare, Chris l'inizio dell'alba, Drago Fossile Skulag, Yotou Lungomare, Pescata di Ferro e poi non credo ci sia altro, Scioglia e Soldato Erosione, sì. Bene, 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 partiamo già molto bene, andiamo con il secondo e vediamo cos'altro riusciamo a tirare fuori. Abbiamo numero 75, Numeri Gloriosi, i Cavalieri Fantasma, Escuridao, carino. Poi abbiamo Ispezione Esemplare, Gren Maju, doppia elica. Poi Psy Struttura Pilota, carino, ci sarà a questo punto pure Gamma. Avvelenatore Roy Vision, Red Raptor Falco Satellite, poi TG Zombie Ingranaggio, Garot, ottima questa per i formati Time Wizard. Poi abbiamo Nova Master Eroe Elementale, anche questo ottima. Probabilmente a questo punto mi posso aspettare altra roba Eroe Elementale. Poi Lumina, carina. Delfino Aura Bianca, anche questa ottima che non aveva ristampe da tanto. Parlando di Eroe Elementali, abbiamo trovato un ottimo Eroe del Destino, Malicius. Ottima ristampa anche questa, che iniziava a essere abbastanza introvabile. Poi abbiamo Conduttore Meraviglioso Extra come ultima. Burattino Arnese Incubo, ok. Andiamo adesso con il secondo. Bellissimo, che promo. Neo su Uomo Saggio, anche questa penso in versione secret non la vedevo da, almeno 10 anni. Che bella, con Jubel e Neos, che ci sta nel pratico ristamparla considerando l'ultima espansione Incubo Fantasma. Ma vabbè, per il dado diciamo che non ci è andata benissimo. Speravo di farvene vedere un altro, ma è riapparso il Cyber Drago. Vediamo nelle prossime confezioni. Allora, andiamo con il primo e vediamo cosa tiriamo fuori. Abbiamo Sono Interrotto Kaiju, Wolf, anche questa carina. Terreno, poi Raggio Minimo Eroe Vision, Neos Cavaliere, Contatto Miracolo, Avvelenatore Eroe Vision, carta Red Raptor, Profumiera Arpa, anche questa era introvabile perché era una promo di un prodotto vecchio e ragazzi non, in italiano non si trovava. E ottima, ottima, molto bene che l'hanno ristampata. Poi vediamo cos'altro c'è. Comungus, considerando Comungus potrebbe esserci anche Gamesiel. E poi, ottimo, Post Bruciatori, una carta saltatrice nel cielo che nel pratico non era stata ristampata in Magnifiche Esperte, quindi ci sta, finalmente. Adesso è possibile montare il mazzo abbastanza facilmente. E per concludere abbiamo Cavalieri Fantasma Lama della Nebbia, Guerriero Fossile, Crociato, Denier, Fusione Fossile e Skulgar e vabbè, doppia elica che abbiamo già visto. Andiamo con il secondo e vediamo se troviamo altre cartine nuove. Allora, trick fatto, abbiamo i Kaiju Files. Numero C92, Prisma, bellissimo, bellissimo, finalmente anche questa carta per i formati Time Wizard. Poi il numero 84,
Cyber Larva, un eroe sopravvive, anche questa ottima per eroe, Vale Cerbiatto, Pescata di Ferro, Nova Master, Felis. Poi ragazzi consideriamo che più avanti usciranno anche dei supporti Fedele della Luce, quindi ci sta a ristamparli qua dentro. Red Raptor Falco Fortezza, Pericolo Eroe del Destino, Sonno Kaiju Interrotto, Apparizione. Che bello, che bello, che bello. Sarebbe stato bello vederlo promo Secret, però assolutamente niente male. Vediamo poi cos'altro abbiamo. Minerva. L'abbiamo chiamata, ragazzi. L'abbiamo veramente chiamata. Che bella, che bella, che bella. Mamma mia, con questa scritta argentata. Fortuna non l'hanno fatta normale ultra, ma in questa versione qua, perché è molto più incredibile. Mamma mia, che bella. Vediamo poi cos'altro c'è. Anche Jubel Super, vabbè. Andiamo con il prossimo, col terzo, e vediamo. Quanto sei bello! Quanto sei bello! Sì! Sì! Sei bellissimo, sei bellissimo, sei bellissimo! Voglio piangere. Con il dado di Stratos! Sei la carta più bella di questo set. Non l'ho ancora visto tutto, ma sei la carta più bella. Andiamo con i pacchetti, ma ragazzi, io già da questa confezione sono stra mega soddisfatto, quindi qualsiasi cosa ci sia qua dentro va solo meglio. Allora, facciamolo senza trick. Allora, abbiamo Sordisci Battaglie Sonico, Nel Vuoto, Neodrago Fotonico Occhi Galattici, bellissimo, Mirage, vabbè. Delfino Aura Bianca, numero 107, Aumento Revision, Raiden, Jubel, l'hanno fatto in tutte e due le versioni, ok? Bellissimo, numero 90, incredibile, era introvabile, come rank 8 è insuperabile. Quindi a questo punto credo che tutte le carte possano essere, considerando Jubel, trovate in tutte e due le rarità, e non è male. E non è male, così ognuno può scegliere la carta nella versione che preferisce. Vediamo cos'altro c'è, ragazzi. No, no, non ci credo. Non ci credo. Anche Imperatore del Caos, il Drago dell'Armageddon. No, ragazzi, no, no. Quanto è bello. Quanto è bello, quanto è bello, quanto è bello. Vabbè. Questa confezione non c'ha senso. Non c'ha senso. Cioè, io ero contento con lui. Con lui e basta. Cioè, penso di aver trovato tre delle carte più ricercate di questo set. Poi non so cos'altro ci sarà dentro, Però... Cioè, è innegabile la cosa. Dai, vediamo cosa tiriamo fuori qua dentro. Abbiamo Sonno Kaiju, Alta Velocità, Adoration, Denko Secca, Moneta Lunare, Fossile Vivente, Gravito, un'altra Minerva. Sì, sì, dai, no. Drago Calibro Spada e... Ah, ok, Drago Calibro Guardia. Va benissimo. Ragazzi, un altro Prisma, va bene. Diagram. Ma anche tra le comuni c'è roba interessantissima. Ma no, perfetto, perfetto. È perfetto. Ragazzi, un consiglio. Volete sapere se acquistarlo o meno? Sì. Sì, è troppo bello. È incredibile. Dai, andiamo col prossimo che sono gasatissimo. Allora, apriamo il prossimo e speriamo di trovare un'altra promo differente. Ok, abbiamo trovato il dado di Almirage. Molto bellino. Ci sta. Ci sta, ci sta. In più abbiamo il Cyber Colpo Leader Pia, che anche questa, come la carta di prima, ragazzi, era introvabile in italiano. E il prodotto, soprattutto da cui usciva, è irreperibile. Quindi assolutamente ottima ristampa. Soprattutto perché è uguale a prima, sempre Secret. E ragazzi, dai, non prendiamoci in giro. Quello che è Secret è sempre meglio. È sempre più bello. Bello. Drago Gaia, il Destriero del Tuono. Ottima ristampa. Cactus Rimbalzante, anche questa bellina. Tipo multiplo, Eroe Vision. Fossile Vivente, Soldato Galattico. Ragazzi, è incredibile sto prodotto. Garot, Kagen, TG Scheletro Metallico, Drago del Giudizio, insieme a Minerva. Lancio Rapido, ok. E Drago Calibro Spada, va bene, dai. Ottimo, ottimo, ottimo. Bellissimo Drago del Giudizio. Non ci credo, non ci credo, non ci credo, ragazzi. Questa per i formati è insensata. Non, ragazzi, non so più che dire. No, allora... Fidatevi, fidatevi di me. Comprate questo prodotto. Cioè, ogni pacchetto è una scoperta. È una scoperta incredibile, positiva. No, no, andiamo col prossimo. Andiamo col prossimo, veramente. Abbiamo Lila. Direttrice Arpia, anche questa, che non aveva ristampato da un po'. Acqua della Vita. Red Raptor Timone Strix. Celestia. Vion, Eroe Vision. Alta Velocità. Anche... Mamma mia, abbiamo trovato tutti e tre gli Jubel. Drago di Sicurezza, questo per Dragon Link. Exiton. Mamma mia. No, 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 ragazzi. Fusione Destino. Bellissima, bellissima. No, ragazzi.
Cioè, non ho più parole per descrivere questo set. Eroe extra, anche questo buono. Eroe sopravvive, ottimo. E Diagram, no, Diagram e Cyber Emergenza. Dai, ragazzi, andiamo con il prossimo. Siamo praticamente a meno della metà e io sono già scioccato. Il dado dello Stratos, ok, ma l'abbiamo già trovato. E urtiamo un altro zero assoluto. Sì. Il problema è che non sappiamo quali sono le altre. Dai, dai. Vediamo. Comunque è incredibile. Zero assoluto sta sempre con Stratos, dado. Cioè, non ha senso. Ma, ok, grazie Konami. Guardiamo, ho un altro 107. Poi crociato di Endymion. Un altro Wolf, ottimo. Celestia, ottimo. Dreamer. Gaia, ottimo. Raiden. Sordisci battaglia sonico. Numero 77, ok, l'avevamo già trovato super, quindi quello che abbiamo detto prima è confermato. Astratos Alternative Art. Ok. Bello. Poi abbiamo un altro kaiju, quindi ragazzi bisogna sperare in Gamesiel. Vediamo, questo è Jizukiro. Ah, abbiamo anche Sunrise, bello. Nuovo Neos, top. I Cavalieri Fantasma, Cingolato Potenziato, Manifestazione Altergeist, Pescata a Tasso Elevato, Drago Carica. Vediamo, cioè adesso non so neanche quanto è grosso il set. Potrebbero esserci veramente tantissime altre carte. Casa di Pan di Zenzero abbiamo trovato. Poi abbiamo Neos Cavaliere, Duxtopia Eroi del Destino. Bellissimo. Pesce Trivella, Fusione Vision, Direttrice Arpia, Yon, un altro Radian abbiamo trovato, un altro Jubel, ok, Elefante Volante, bellissimo ragazzi, artwork incredibile. Per concludere, no niente, avevo già visto, ho sbagliato a contare le carte brillanti. Flusso Temporale, Soldato Erosione, Preparazione di Riti, anche questa è buona, Drago Ibernazione, Hangar, ottima, e Uomo Alato della Fiammata Lucente Elementale e Guerriero Fossile, Teschiore. Dai, andiamo al prossimo. Vediamo il quinto. Ok. Il dado di numero 11. Bellissimo, ragazzi. Mamma mia, che carte gone. E poi abbiamo il Sincro Signore del Tempo. Andiamo adesso a vederci i pacchetti e speriamo di tirare fuori qualcosa di enorme. Allora, abbiamo Falco Fortezza Finale. Poi una Lumina, ottima. Ricarica Solare, top. Rilascio Vision. Nel Vuoto, Duxtopia. Un altro Denko Secca. Almirage, ottimo. Drago Calibro Spada, ma ce ne sono già usciti tanti. Oh, Giudizio il Drago del Paradiso. Bellissimo. Il Cyber Drago, praticamente l'artwork alternativo. Quanto è bello. No ragazzi, questo set ha sia roba che si giocherà più avanti, roba che si gioca e roba per i formati. Cioè, Vortice Nero, bellissima. Peccato che non l'hanno fatta foil, ma bellissima. Questa è utilissima. Poi il numero S39, i Cavalieri Fantasma, e Eroe Extra, ok, e Flusso Temporale. Dai. Andiamo con il prossimo. Allora, abbiamo, vedo, Fusione Vision, poi Neos Eroe, Acqua della Vita, Jogen, 6 Struttura Lambda, Demone della Vanità, che abbiamo già visto prima, Trinity, Lancio Rapido, dai, dammi qualcos'altro. Un altro Jubel che abbiamo già visto prima, qualcosa di nuovo. Metallo Oscurità, vabbè, almeno è una carta nuova. Abbiamo poi Struttura Pilota, numero 27, Lama della Nebbia, Grenmaju, Guerriero Fossile, Neos L'Onesto, carino, Cyber Eltanin e Drago Ibernazione. Abbiamo altre due confezioni comunque da aprire oltre questa, quindi praticamente la possibilità di trovare tutte le promo mancanti è altissima. Abbiamo un altro Palcratopo, Apparizione, Lila, Felis, Strega Incursore Revision, Adoration, poi Casa di Pan di Zenzero, Demone della Vanità, un altro Post Bruciatore, ottimo, Orgoth l'Implacabile, questa è nuova, e per concludere un altro Drago del Giudizio, vabbè, perfetto, a me queste ristampe vanno benissimo. Preparazione, Nessolo Onesto, Eroe Extra, Cingolato Potenziato, dai dammi un Gaia, Denier e nuovo Neos e Uomo Alato della Fiamma. Andiamo con il secondo, vediamo cosa riusciamo a trovare. Abbiamo Raggio Minimo, Rilascio Vision, Terreno, Alta Velocità, Pericolo dell'Eroe del Destino, un altro Pancratopo, Avvelenatore Eroe Vision, Comungus, Dogoran, sì, praticamente ci stanno tutti. Bellissimo. La fusione Barriera di Ghiaccio, Biamut, Pescata a Tasso Elevato, Hangar Unione, Chaos Neos, molto bello, peccato che è comune, Secret sarebbe stato bellissimo, Vapore Sincro e, no, i Cavalieri Fantasma, Chris e Drago
Fossile Skullgar. Andiamo con il penultimo, dai, dammi un'altra promo. Il terzo zero assoluto, va bene. Io, ragazzi, sto a posto, eh. E un altro dado di numero 11. Andiamo adesso con i due pacchetti e vediamo cosa riusciamo a tirare fuori. Allora, andiamo con il primo. Abbiamo, allora, Pericoloso, DG Pesce Trivella, Dreamer, Murena Bianca, un altro Soldato Galattico, Trinity, Timone Strix, Aumento Eroe Vision, Burattino Arnese Incubo, Malicius, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Queste sono enormi soddisfazioni. E un altro Saggio con gli occhi blu che avevamo già trovato all'inizio. Bene, bene. Poi abbiamo ancora Rottame, un altro Gaia, sì, 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 sì. Sunrise, Guerriero Fossile, Manifestazione Altergeist, Cyber Emergenza e Guerriero Fossile. Andiamo con l'ultimo pacchetto della confezione grossa, poi andiamo a quello speciale. Allora, abbiamo Vion Eroe Vision, poi Neo Drago Fotonico Galattici, Gravito, TG Zombie Ingranaggio, Scheletro Metallico, Struttura Lambda, Eroe Extra, ottimo. Poi sì, ragazzi, sì, sono un bambino felice al giorno del suo compleanno. Emergenza super rara con la scritta argentata, quanto è bella, quanto è bella. E niente, e un altro Malicius, va bene, un altro Vortice Nero, ragazzi. Qua che gli vogliamo fare? Fusione Destino, Rigenerazione, Numeri Gloriosi e numero S39. Che ci vogliamo fare, ragazzi? Lo compriamo? O non lo compriamo? Lo compriamo, questo prodotto lo compriamo. Bene, ragazzi, andiamo con l'ultimo, la confezione speciale rossa. E vediamo cosa riusciamo a tirare fuori. Apriamolo. E un altro, così. Va bene. E abbiamo ovviamente il dado che troviamo solo nella confezione rossa, che è praticamente il Soldato dell'Oscuro Desiderio, quello rituale. Troppo bello sto prodotto, è un prodotto incredibile, non gli si può dire altro. Allora, abbiamo Lambda, un altro Pancratopo, Kagen, Crociato di Endymion, Fossile Vivente, Celestia, Moneta Lunare d'Oro, Drago Gaia, un altro Imperatore del Caos, mamma mia, perfetto. Anche il Cyber Drago in versione normale, così, ragazzi. Sono troppo contento. Numero 54, Cuore di Leone, ok, carino. Poi abbiamo Eroe Extra, numero 84, Bahamut, C92, Cyber Emergenza, numero 27 e un altro porto. Non so, ragazzi, concludiamo con quest'ultimo pacchetto che so già che mi darà gioie. Tanto ogni pacchetto qua almeno due carte incredibili le aveva. Poi abbiamo Sordisci della Battaglia, Nova Master, Neo Scavaliere, Pericoloso, TG Pesce Trivella, Murena Bianca, numero 92, lo sapevo. Questo prodotto non delude, mai. Orgoth l'Implacabile e un altro Jubel, vabbè, carta incredibile, ma l'avevamo già trovata. Per concludere abbiamo Chris, i Cavalieri Fantasma, Vale Cerbiatto, Guerriero Fossile, Ancora Rottame, Struttura Pilota, e Diagram e Lama della Nebbia. E va bene, ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento ovviamente se lo acquisterete o meno. Consiglio da parte mia, l'avete visto, c'è di tutto. Quindi un boxettino io quasi quasi me lo prenderei. Io sicuramente lo farò, ne sono abbastanza convinto. Perché mi ha già conquistato con quello che abbiamo trovato e non abbiamo neanche trovato tutto. Perché ci sono delle promo che non ci sono uscite. Quindi ci potrebbero essere carte incredibili ancora da scoprire. Detto questo, ringrazio ovviamente sempre Konami per l'opportunità e per la fiducia che ripone in me. E noi ragazzi ci vediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!